Quattro latitanti catturati, 283 criminali arrestati, oltre 10 milioni di euro sequestrati, 52 indagini trasnazionali e 649 investigatori dispiegati nei vari stati. Benvenuti nella più grande task force europea antimafia. Aula bunker del Lucernone di Palermo, un luogo simbolico dove tutto è cominciato, un luogo legato a Giovanni Falcone e alla sua visione di lotta alla criminalità organizzata come lotta di tutti i cittadini. E proprio da questo luogo sono iniziati questa mattina i lavori della seconda conferenza operativa antimafia. Incontro che ha come obiettivo quello di riunire in un unico forum gli organi decisionali, tattico-strategici di alto livello delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea e dei paesi che cooperano con Europol nel contrasto alle organizzazioni criminali a livello transnazionale. Nuove sfide per investigatori e magistrati che si presentano soprattutto in questo periodo segnato profondamente dalla pandemia. Stiamo vivendo un momento molto difficile per via della pandemia e sappiamo che le organizzazioni criminali tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, hanno negli ultimi anni implementato le loro reti e capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza, che appare sempre più residuale, ma che non ci deve ingannare, con azioni corruttive e intimidatorie, finalizzate a introdursi con sempre maggiore incisività nei sistemi affaristici e produttivi. Cooperazione internazionale ed esperti sono l'unica ricetta per fronteggiare i principali gruppi di criminalità organizzata nei singoli territori nazionali. Per questo è previsto l'impiego nei paesi aderenti di investigatori specializzati per il contrasto delle varie mafie presenti nell'Unione Europea e non. Per l'Italia, oltre che dalla DIA, la rete è rappresentata dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza.